provata a rimettersi in carreggiata. Minuti finali di Verona-Napoli, una debacle incredibile della squadra di Conte, della formazione partenopea, ma dobbiamo dare merito al Verona, super Verona questa sera, ragazzi. Sto guardando una squadra veramente eccezionale, sta vincendo 2-0 contro il club partenopeo, mi sta facendo veramente sbrilluccicare gli occhi. Intanto un benvenuto a tutti dal vostro Enrico Caffarelli, che vi invita a supportare questo video con un like, con un mi piace e ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ho anche un secondo canale che tratta di calcio, ti lascio qua sotto il link in descrizione, Caffarelli Solo Calcio. Seguimi anche sui miei profili social, TikTok e Instagram, se ti fa piacere a me lo farebbe senz'altro. Andiamo a vedere, ragazzi, volevo vedere le formazioni delle due squadre, perché adesso non so come finirà questa partita. Stanno sul 2-0 nei minuti finali, mancano pochissimi minuti e non so adesso cosa dirà Conte, perché ecco adesso avanti il Napoli, cosa dirà Conte, perché contro il Modena l'ho visto molto seccato, molto adirato per questa situazione del Napoli, che non ha i giocatori, che il mercato non è stato di suo gradimento almeno fino adesso. Però ragazzi, una cosa fatemela dire, con tutto il bene che voglio a Conte, bene, vabbè, io voglio bene, lo ammiro, diciamo, è un tecnico che sa il fatto suo, è anche un vincente, no? Qui in Italia ha vinto più di qualche trofeo. Però non si inventasse la scusa che non aveva i giocatori oggi, perché se vado a guardare le formazioni del Verona, con tutto il rispetto del Verona, che oggi ha effettuato una partita, una gara strepitosa, e lo ripeto, strepitosa, però andiamo alla carta. Il Verona, Montipò, Ciacciauna, che è veramente un gran bel giocatore, io non lo conoscevo, Coppola, Davidovic, Frese, Serdar, ancora avanti il Verona, ragazzi, ancora avanti il Verona, 3-0, 3-0, 3-0, ma cosa sto vedendo? Ancora Mosquera, ancora Mosquera, secondo gol di Mosquera. Sono senza parole, ragazzi, potrei finire qua questo video. 3-0 del Verona contro il Napoli. Guardate, i tifosi del Verona sono al settimo cielo, giustamente, giustamente, perché Zanetti oggi l'ha imbrigliata a Conte, l'ha imbrigliata. Questo allenatore secondo me è anche un po' sottovalutato, fa giocare bene le sue squadre e lo sta dimostrando oggi con il Verona, che come dicevo, Duda, Livramento, Castanos, Lazovic, Tengsted, e poi è entrato questo Mosquera, doppietta. E Napoli, Meret, Di Lorenzo, Ragmani, Juan Jesus, Mazzocchi, Anghissà, Lobotka, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia e Simeone. Non credo che una squadra del genere potesse fare una figura così. Il Napoli non è che abbia tutti i campioni che vuole, che vorrebbe, anzi, Conte non ha la punta centrale, lo dobbiamo dire. Osimhen si sta allenando per conto suo, che poi quella è una situazione proprio incredibile, surreale. Lukaku sta aspettando ancora alla stazione, all'aeroporto, sta con le valigie che gli devono dare il via libera. Dovrà arrivare Gilmour, Neres, però il Napoli anche con questi 11 non poteva fare una figura del genere. Ancora avanti il Verona, finita, finita. Conte è visibilmente adirato, adirato Conte, è incavolato nero. Grandissima prestazione del Verona, ragazzi e ragazze, chapeau al Verona. Dicevo, il Napoli all'inizio è stato pungente con Kvaratskhelia, è l'unico che dava un po' di fastidio alla squadra veronese, con le sue folate,
con i suoi cambi di passo, tecnica individuale. Uscito Kvaratskhelia, che si è infortunato, buio totale, a parte quella traversa, quell'incrocio dei pali di Anghissà. Il resto, Napoli da rivedere, a dir poco, una figura deprimente per la squadra napoletana. Sembra non essere cambiato nulla, io non vedo nessun cambiamento, soprattutto dal punto di vista del gioco. E Conte era rinomato, no, per non prenderle e poi darle nei momenti più opportuni, e invece qui le ha soltanto prese oggi, da un Verona messo benissimo in campo, con giocatori individualmente che a me hanno lasciato letteralmente stupito, esterrefatto. Ciaccia Una, ragazzi, è un giocatore di categoria superiore. Ciaccia Una è bravissimo, anche questo Moschera. Poi Lazovic, vabbè, si conosceva, Duda, Castanos. Veramente mi ha lasciato una bella impressione questa squadra. Guardate i tifosi, tutti uniti, Forza Verona. Bella squadra di Zanetti. Complimenti proprio a Zanetti. L'ha messa bene in campo, l'ha incartata ad un Napoli che sembra la copia esatta di quella dell'altro anno, anzi, anche peggio secondo me, anche peggio. Un Napoli così l'altro anno lo si è visto in rare occasioni, è vero che ha giocato quasi tutto il campionato malamente, però oggi è stato proprio annichilito dal Verona, annichilito. Io non so cosa abbia in mente Conte, però dai, è vero che il calciomercato magari non è stato di suo gradimento, che si aspettava calciatori differenti oppure interpreti diversi, che ancora sta aspettando, ma io penso che con questi 11 non doveva fare una figura del genere. Ragazzi, non so cosa ne pensate voi, scrivetelo qua sotto nei commenti. Con merito del Verona, questo non bisogna toglierlo assolutamente. I meriti del Verona rimangono, però mi aspettavo una partita più combattuta, più di temperamento, di verve. Era proprio il Napoli macchinoso, lento, non riusciva ad orchestrare nemmeno un'azione. Ho detto, soltanto con Kvaratskhelia, qualche folata, ma niente più. Io non lo so, ragazzi, se il buongiorno si vede dal mattino. Le amichevoli magari mi sono un po' piaciute fino al Girona, dopodiché si è cominciato già a intravedere qualche lato negativo, soprattutto contro il Modena in Coppa Italia. Perciò deve cambiare subito registro Conte, deve cambiare atteggiamento, deve dare fiducia a questi calciatori e non, secondo me, dire che quello che ha non gli piace, voleva cose diverse, calciatori diversi. Deve lavorare su quello che ha, perché quest'11 non è poi così male. Certo, non è da competizione, non è da scudetto, per carità, senza un centravanti di ruolo alla Osimhen, alla Lukaku. Però anche con questi oggi Conte non doveva fare questa figura. Merito al Verona, gara eccellente a dir poco. Mi ha fatto vedere oggi degli schemi tattici, delle transizioni che si vedono soltanto a delle grandi squadre. E vedremo se continuerà così, perché io oggi ho potuto osservare una formazione, un club che gioca veramente bene al calcio. Lascia il tuo commento qua sotto cosa ne pensi, oltre che a un bel like e a una iscrizione al canale. Ciao a tutti da Enrico Caffarelli.